Questo era uno dei luoghi più fastosi dell'antica Roma. Qui viveva un potente personaggio, forse un senatore. A un certo punto tutto scomparve. Gli archeologi sono riusciti a riportare alla luce i resti di questa splendida residenza, talmente ricca da possedere persino delle terme private. Eccola qui, questa piccola piscina. È un'ampia vasca di forma ricurva. Qui le tracce delle lastre di marmo sono molto evidenti ed è possibile immaginare come si presentava all'epoca. Ecco cosa avremmo forse visto se fossimo stati ospiti a quel tempo del padrone di casa. Ed ecco come doveva apparire questa piccola palestra. Un ambiente accogliente dove si affacciava anche un balconcino interno. Dall'altra parte si trovava la grande vasca. Queste immagini possono forse darci un'idea di cosa voleva dire vivere in una domus di tale ricchezza. In questa zona sono stati ritrovati anche i resti di un'ampia scala che portava al piano superiore della villa. Con un effetto di luci è possibile vedere come si presentava a quel tempo completandola. Eccola. L'esistenza di un piano superiore indica chiaramente che si trattava di una casa molto grande e molto fastosa, persino con tracce di affreschi. Anche qui possiamo immaginare come si presentava all'epoca. Chissà quante volte dei bambini l'hanno salita e scesa di corsa, inseguiti dai domestici, preoccupati di non disturbare il padrone di casa e i suoi ospiti. Anche questa domus era abitata da una famiglia potente e lo si capisce subito guardando il pavimento. Eccolo. Qui si è miracolosamente salvata, malgrado le tante distruzioni, questa porzione di mosaico. Oggi, in un certo senso, è possibile restaurarlo con la luce. Infatti, grazie a un'immagine virtuale, si possono ricostruire le parti mancanti e rivederlo com'era in origine. Erano, per così dire, i tappeti dell'epoca. Ed ecco come con la grafica virtuale è possibile ricostruire in modo tridimensionale i due ambienti. Da allora la Luna è sorta e tramontata quasi 700.000 volte su questa straordinaria città che ancora oggi, dopo tanto tempo, ci parla e ci stupisce in questo luogo unico e magico. Questa cartina ci dà l'idea dell'estensione dell'impero romano sotto Traiano, un impero immenso che si completò proprio con la conquista della Dacia, l'attuale Romania. La colonna celebra proprio questa conquista, ma è così che doveva presentarsi al tempo di Traiano. Era circondata come un oggetto prezioso in uno scrigno di colonne.
Su un lato si ergeva la gigantesca Basilica Ulpia e sui due altri lati delle costruzioni più basse che probabilmente erano biblioteche. La cosa interessante è che delle terrazze permettevano di osservare la parte alta della colonna, come se fossero state costruite apposta per leggere meglio le scene. Ed effettivamente, in un certo senso, la storia raccontata dai bassorilievi è una specie di lungo papiro in marmo che si srotola per oltre 200 metri. Ed è proprio questa storia che ora desideriamo raccontarvi. La prima scena ci porta sulla riva romana del Danubio, è il confine con la Dacia. Queste cataste di legna e questi covoni servono per le segnalazioni e per gli allarmi, per fare fuochi di notte e fumi di giorno. Nelle torri di controllo le torce sono sempre accese per trasmettere ordini. L'invasione romana sta per cominciare. Le navi vengono caricate per lo sbarco. Il dio Danubio emerge dalle acque e osserva l'inizio delle operazioni. Dalla porta della città escono i legionari e attraversano il fiume su un ponte di barche. Una cosa da fare è creare una vera base fortificata. E i legionari, che non sono soltanto combattenti ma genieri, provvedono a costruirla in tempi brevi. Scavano il fossato e costruiscono le mura in pietra. È una catena di montaggio ben organizzata ed è questo il segreto dei romani, fortissimi non solo nelle armi ma anche nell'organizzazione di una campagna militare. La cavalleria romana parte all'attacco. È uno scontro durissimo e feroce, senza esclusione di colpi. Degli ausiliari mostrano a Traiano delle teste mozzate. Un soldato addirittura continua a combattere tenendo tra i denti la testa di un nemico. Un ausiliario di origine germanica combatte a torso nudo con una clava. Giove dall'alto aiuta i romani lanciando i suoi fulmini. I daci, che vengono sempre rappresentati con la barba, cercano invano di resistere alla furia dei legionari. Con un effetto grafico possiamo rendere tridimensionale la scena per apprezzarne meglio la complessità e il realismo. Una piccola riflessione. Guardate quanti personaggi sono scolpiti in ogni dettaglio. Nella colonna i personaggi sono addirittura 2500. Tutti collegati praticamente in un unico racconto. Non si poteva sbagliare, perché in una scultura non si può correggere un errore come in un disegno. Tutto doveva essere calcolato al millimetro sin dall'inizio. La resistenza dei daci è disperata, ma alla fine la micidiale macchina da guerra romana sta per avere il sopravvento. Alcuni daci allora danno fuoco ai palazzi della città per non lasciarli cadere in mano ai romani. Il re Decebalo rifiuta la resa. La morsa però si sta chiudendo intorno a lui. La cavalleria romana gli dà la caccia e alla fine lo raggiunge. Decebalo, ormai perso, decide di togliersi la vita. Ai piedi di una quercia si taglia la gola con la sua spada ricurva, poco prima di essere afferrato. Il re nemico è rappresentato qui nel suo gesto estremo di fierezza. È praticamente l'ultima scena della storia raccontata dalla colonna. Traiano tornerà a Roma per il trionfo. Un'ultima cosa abbastanza sorprendente. Tutti questi bassorilievi probabilmente non erano come li vediamo noi oggi, erano a colori. Forse era così che i romani vedevano la colonna 2000 anni fa, come in una specie di film a colori, il primo della storia.